Lo streaming dei 5 Stelle manda a soqquadro l'intero Consiglio Comunale di Riposto. Dopo il mezzogiorno di fuoco di ieri con Michele D'Urso, i grillini ieri sera si sono mobilitati una volta accertatisi che non c'erano le condizioni per la diretta sul web della seduta del Consiglio. Per protesta Sebastiano Bergancini e Sebastiano De Salvo abbandonano l'aula. Succede un pandemonio e il Consiglio viene sospeso. Insomma, si è vissuta l'ennesima puntata di una vicenda che vede oggettivamente tutti perdenti. Esce perdente il Movimento 5 Stelle di Riposto, che da un lato si batte per la trasparenza e il rispetto delle regole, ma non capisce e non accetta il fatto che per trasmettere in diretta una seduta di consiglio di un qualunque comune è necessario che quel civico consesso approvi prima un regolamento in cui si disciplinino le modalità con cui deve essere espletato un servizio fondamentale per la cittadinanza. Escono perdenti quei consiglieri comunali come Michele D'Urso, ma non solo, quasi tutti quelli della politica ripostese della prima ora, che guardano con fastidio alle dirette streaming, che però non si rendono conto che nel 2014 l'online in presa diretta di un qualunque fenomeno pubblico è impossibile da evitare nell'era di internet. Esce perdente in parte anche il sindaco Enzo Caragliano, che con buon senso ha autorizzato in via amichevole le riprese in streaming, ma non ha fatto nulla affinché il regolamento arrivasse in consiglio comunale. Escono perdenti anche i dursiani del PD, che ieri, abbandonando l'aula, hanno cavalcato l'onda in modo demagogico e populistico. Insomma, una brutta pagina complessiva da chiudere quanto prima.